Ciao amici e buonasera da Frank Bianconero, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like e dirmi cosa ne pensate. Già in vigilia dell'infrasettimanale prima di Natale, Juventus-Cagliari. Juventus-Cagliari cosa si può dire? Che all'inizio è come una partita che già si è vinta in partenza. Io starei comunque attento nonostante mancheranno quasi tutti i giocatori sulla carta migliore, perché dopo le parole di Capozzucca, dopo la figura non bella fatta in casa con l'Udinese, evidentemente stanno cercando di togliersi quelli che hanno anche gli stipendi più alti. E a me dispiace perché inizio anno avevo pensato che almeno tra l'ottavo e il decimo posto il Cagliari potesse esserci, perché la qualità dei giocatori è indiscussa, è indiscutibile. Il problema è che poi, quando io dico sempre, quando poi ci sono giocatori che si trovano in un posto di classifica che non sono mai stati abituati, rischi di fare brutta figura e poi diventa difficile risalire perché devi giocare con la mentalità per salvarti anziché fare altro. Detto ciò, veniamo a noi. Partiamo dalla prima cosa. Dybala forse giocherà con il Napoli nell'anno nuovo e saremo già a 60 giorni di indisponibilità, dove non si capisce mai. Tutta la gente, l'allenatore compreso, ma hanno paura di farlo giocare perché non ha nulla dagli esami strumentali, però per precauzione, perché insomma, poi ognuno trae le sue conclusioni, ma alla fine tanti verranno dalla mia parte senza discutere la qualità e il talento, ma il progetto per uno che manca per almeno 3-4 mesi all'anno non si può, diciamo, addossare il progetto, dare la responsabilità del progetto su di lui. Perché ricordiamo che De Ligt parla di atteggiamento, Dybala parla che cerca i miracoli da Babbo Natale. La differenza è il valore e lo spessore dei giocatori per stare a certi livelli. Finisco qua con il dire che poi Allegri è stato simpatico, ovviamente tutti pensiamo che potrebbe essere una partita facile, ma facile la devono fare i giocatori. Domani farà turnover, sicuro. Non giocherà Locatelli e Cuadrado, Cuadrado perché è diffidato, e Locatelli forse perché darà una partita in più ad Arthur e magari farà giocare Bentancur al posto di Rabiot e rigiocherà McKennie, perché è giusto che riprenda dopo che è stato fermo, ha fatto una partita a Bologna e riprenda nei minuti. In avanti giocherà Kulusevski, Morata, vedremo come si metterà in campo, però bisogna fare sempre una prestazione attenta, perché le partite vanno tutte giocate, soprattutto in questo nostro periodo storico, dobbiamo essere attenti e se c'è da fare, un gol si fa uno, se hai la possibilità di farne due ne fai due, se hai la possibilità di farne tre ne devi far tre, in poche parole bisogna fare gol, bisogna fare gol, bisogna cominciare ad abituarsi a fare gol. Poi restiamo fiduciosi perché nonostante il pareggio a Venezia, anche il calendario sulla carta a favore nostro, comunque abbiamo rosicchiato dei punti. L'Inter è più forte di noi, l'Inter vincerà lo scudetto, comunque si contenderà sicuramente lo scudetto più di noi. L'Inter è più forte e quando c'è da dire una cosa bisogna dirla. Ma nei primi quattro posti non dico che sia obbligo, perché nulla è obbligatorio se non lo dimostri in campo, ma almeno che ci sia la lotta fino a fine anno. E intanto siamo a 6 punti dal quarto posto. Ricordiamoci a quanti punti eravamo un mese e mezzo fa. Perciò qualcosina si è fatto. Si può migliorare, dobbiamo andare avanti e dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Non sappiamo, domani giocherà Alexandro, speriamo bene, perché ormai ogni partita della Juve noi dobbiamo sederci e sperare che possa andare bene. De Ligt. Le parole del procuratore De Ligt, Mino Raiola, non ci dobbiamo stupire. Il suo lavoro è quello, il lavoro dei procuratori, che serve anche alle società, serve per guadagnare. E i procuratori guadagnano se fanno trasferimenti, non altro. Poi ci può essere la personalità del giocatore che dice no, io qua sto benissimo, non voglio andare via, è un progetto serio, voglio fare il capitano, tutto quello che volete. Ma il ruolo del procuratore, non solo di Raiola, è quello di far girare i propri assistiti, perché di là si guadagna. Però poi non dobbiamo fare i finti ipocriti, perché poi Raiola ci deve andare bene, che ne so, quando ci porta i buoni giocatori, e ci deve andare bene anche quando ci fa
tra virgolette, uno sgarro, perché io ve lo dico ora, togliamo che è andato via Yattaren perché depressione, poverino, speriamo nulla di grave, perché non gli piaceva l'Italia o la squadra, non si è ambientato, è voluto scappare di nuovo in Olanda, ma Yattaren, se dovesse riprendere a giocare, Yattaren ha un potenziale enorme e Raiola l'ha data a noi, perciò calma, Pogba è a zero, chissà cosa succederà, Holland è suo, chissà cosa succederà l'anno prossimo, in un futuro, chi lo sa, chi lo sa, perciò non dobbiamo arrabbiarci. Lui secondo me è stato poco delicato a fare certe dichiarazioni, perché si porta rispetto nella società dove sta giocando il tuo assistito, non c'è bisogno che lo fa in pubblico, questo senza dubbio, ma il lavoro dei procuratori è quello di far girare più possibili giocatori, tutti i procuratori, e non puntiamo il dito sempre solo su Raiola. Loro guadagnano soprattutto attraverso i trasferimenti, perciò se il sistema UEFA, FIFA, Lega, Serie A non cercano di bloccare questo enorme giro di soldi che c'è tra i manager o tra i procuratori, non finirà mai. E se io avessi fatto il giocatore, il mio procuratore sarebbe stato Raiola, né più né meno, né più né meno, e così avrebbero fatto in tanti, perché Raiola è certezza che ti trova top club e ti fa guadagnare un sacco di soldi. Detto questo, testa al Cagliari, sperando di passare un buon Natale almeno dal punto di vista dei risultati, perché poi a gennaio ci aspetta un mese intenso di scontri diretti, compreso la Supercoppa Italiana il 12 gennaio contro l'Inter. Ciao amici da Frank Bianconero, sempre fino alla fine, forza Juve, buona serata.